La storia tra le righe, con Alessio Barrettini. Bentrovati. Oggi parliamo di un classico intramontabile, di un libro della letteratura di quelli che non sfumano mai, che non è possibile mettere in discussione neanche proprio con tanto impegno. Questa volta parliamo di Furore, di John Steinbeck, 1939. Si tratta del grande capolavoro di John Steinbeck. Steinbeck è un autore statunitense che ha vinto il Nobel nel 62. Furore, a sua volta, vinse il National Book Award e il premio Pulitzer. Quindi si portò a casa sostanzialmente tutti i grandi premi della letteratura. John Steinbeck è un romanziere attento e questa volta decide nella sua produzione letteraria di iniziare un lavoro diverso, cioè di iniziare un lavoro che partisse da dei reportage, degli articoli di giornale. Tutto questo con un obiettivo: raccontare la Grande Depressione, raccontare questa grande crisi dell'America, dell'economia americana, che aveva colpito gli Stati Uniti già dal 29, già dalla caduta della borsa. Tuttavia, questa crisi non era stata solamente una crisi economica dei titoli azionari e delle banche, ma aveva ovviamente avuto una serie di ripercussioni su tutta la gente, su tutti i poveri. In particolare, Furore racconta la storia di una famiglia, la famiglia Joad, che dall'Oklahoma è costretta a spostarsi. Infatti, in questi anni, una lunghissima serie di famiglie e di lavoratori fu costretta ad andare a cercare un lavoro, in particolare il lavoro dei raccoglitori di arance, di frutta, di pesche, che si sapeva si sarebbe potuto trovare sulla costa occidentale degli Stati Uniti. Tuttavia, spostarsi per il Midwest americano non era facile come oggi nel 1939, e infatti la famiglia Joad deve, partendo dall'Oklahoma con un solo autocarro sul quale vengono fatti salire tutti i membri della famiglia, più ovviamente tutte le masserizie del caso da portarsi dietro, lungo una serie di strade che ovviamente non sono assolutamente quelle di oggi, e dove la famiglia Joad incontra tutta una serie di difficoltà. Si tratta di un ritratto storico, sociale, molto preciso, che dal punto di vista di Steinbeck è soprattutto un atto di denuncia sociale, un atto di presa di coscienza di come fosse la situazione dell'epoca. E a partire appunto per la costa ovest c'è il protagonista Tom Joad, uno straordinario personaggio, un giovane che è libero su cauzione al momento dell'inizio della storia e che quindi è assolutamente la persona più a rischio, perché Steinbeck mette in luce tutta una serie di situazioni limite che la famiglia incontra sulla strada, fatta evidentemente di altri disperati capaci di cavarsela in tante situazioni, ma assolutamente soggetta a quel sottile confine tra legalità e illegalità, che era assolutamente un modo per cavarsela. E Tom Joad, che diventa a sua volta poi un mito della storia americana, Furore è uno dei romanzi più letti negli Stati Uniti, e Tom Joad è stato persino il protagonista di un album di Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad, cioè appunto l'eredità, i fantasmi di Tom Joad. Appunto si tratta di un ragazzo giovane, un po' irruente, come potrebbe essere in un certo senso Renzo Tramaglino, istintivo, impulsivo, con un grande cuore e via dicendo,
Ecco, e qui, come dire, si apre un po' una delle grandi controversie del romanzo, il quale ovviamente, come tutti i grandi romanzi, sollevano dubbi, sollevano discussioni, sollevano critiche. Una delle critiche più feroci che furono dedicate all'opera di Steinbeck fu quella che Furor in realtà voleva essere un romanzo di denuncia sociale, ma in realtà non faceva altro che romanzare in modo eccessivo una situazione che non fu definita così tragica. In realtà questo potrebbe anche essere vero, ma in realtà ci interessa poco. Ci interessa poco perché il problema principale intorno alla storia, consideriamo che è anche un romanzo di viaggio, quindi anche un viaggio di maturazione della famiglia. È un viaggio in cui si fa sentire fortemente la presenza della mamma, si fa sentire fortemente la morte della nonna e si fa sentire fortemente la maturazione di Tom Joy, il quale, quando appunto è nella parte iniziale del romanzo, quando si trova quindi in quelle situazioni in cui, come forza al lavoro, braccia giovani, potrebbe essere risolutivo in alcune situazioni, lo è a modo suo. Ma poi, andando avanti, la famiglia scopre la realtà delle cose, scopre le difficoltà che stanno in realtà attraversando l'America e scopre soprattutto l'ambiguo rapporto tra datori di lavoro e lavoratori. E di questo effettivamente Tom Joad non aveva ancora potuto avere una visione d'insieme come causa di un sistema che appunto ha portato loro a emigrare. E leggo un poche righe del romanzo. Si tratta della parte finale, quando ormai Tom Joad è diventato un uomo, ha capito che questa situazione è una situazione disperata, ma è una situazione emblematica di una condizione sociale che produce i semi del furore, appunto la frutta i grappoli del furore nel cuore degli uomini, ma d'altra parte anche una forma di utopia. Se riusciste a capire questo, voi che possedete le cose che il popolo deve avere, potreste salvarvi. Se riusciste a separare le cause dagli effetti, se riusciste a capire che Paine, Marx, Jefferson, Lenin erano effetti, non cause, potreste sopravvivere. Ma questo non potete capirlo, perché il fatto di possedere vi congela per sempre in io e vi separa per sempre dal noi. Ecco, in questa ultima frase, in questo noi, c'è tutta l'intenzione di Steinbeck e c'è appunto la capacità di costruire un romanzo corale, un romanzo di fatto immortale, che appunto attraverso questo noi diventa immortale. E vale la pena anche di citare l'immagine finale, la scena finale, senza, come si dice, spoilerare nulla, ma sicuramente l'immagine finale di una donna giovane, la sorella di Tom, che sta allattando, ma non sta allattando un bambino, sta allattando un povero vecchio morto di fame, che quindi lei, con questo gesto di solidarietà, ha appena salvato. La storia tra le righe, con Alessio Barrettini.